La tutela dell'ambiente marino e costiero è uno degli obiettivi prioritari della Guardia Costiera, da perseguire sia per la ricchezza del patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi sociali ed economici. Il legislatore ha individuato nel Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera un'organizzazione operativa impegnata in prima linea nella salvaguardia dell'ambiente marino e costiero, sino alla recente costituzione di un reparto specializzato, il RAM. Il Corpo della Guardia Costiera quindi dipende direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, esercitando funzioni di vigilanza in materia di tutela ambientale, marino e costiero. Il RAM, il Reparto Ambientale Marino, opera tra le altre attività anche per tutelare le acque marine e costiere dall'inquinamento, la sicurezza ambientale dei porti, il traffico dei rifiuti e delle merci pericolose, controllando siti di bonifica e scarichi in mare. Sì, perché tutto ciò che arriva al mare, anche dalle acque interne, è pane quotidiano per gli uomini, le donne, gli ufficiali e i sottufficiali del corpo, spingendosi, cosa poco nota, su tutto il territorio nazionale, non solo per mare. La Guardia Costiera è la sentinella dell'ambiente marino, per questo utilizza avanzati strumenti tecnologici come aerei con sensori termici che sorvolano in maniera programmata zone determinate o controllando il mare attraverso satelliti orbitanti che individuano criticità dovute alla navigazione. O anche elicotteri che possono seguire meglio i corsi d'acqua interni, come è avvenuto di recente a Pesaro, come ci mostrano le immagini realizzate con il drone, dove i militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Pesaro, nel corso di verifiche lungo il fiume Foglia, hanno rinvenuto un'area di circa 70.000 metri quadrati, dove sono stati rinvenuti circa 5.000 metri cubi di vario materiale, tra cui lastre di Eternit abbandonato e depositato in modo incontrollato, e quindi sequestrato un'area di 20.000 metri quadrati, uno dei sequestri più grandi per vastità a seguito di medesime operazioni svolte negli ultimi tempi a livello nazionale.